tornerai da me, perché l'unico sogno sei del mio cuore. Tornerai tu, perché senza i tuoi baci languidi non vivrò. Ma qui dentro ignoro la tua voce che dice tremando amor, tornerò perché tu. Ci sono cose per cui vale la pena aspettare, anche 80 anni. 1936, torna l'antica ricetta San Carlo. Assicurazione moto d'epoca per i tesserati FMI. L'intervista al pilota CIV Supersport Massimo Roccoli. La Federazione Motociclistica Italiana in Commissione Lavori Pubblici del Senato. Amici motociclisti, benvenuti ad un'altra puntata di FM Informa. Apriamo subito con le polizze assicurative per moto d'epoca riservate ai tesserati FMI. La passione per le due ruote classiche coinvolge migliaia di motociclisti in Italia. Sono tantissimi gli appassionati che utilizzano moto ultra ventennali tutti i giorni o nel fine settimana. Ecco perché la Federazione Motociclistica Italiana, fin da inizio anno, ha messo a disposizione dei tesserati FMI una polizza assicurativa davvero interessante. Grazie alla Old Timer, i possessori di motoveicoli iscritti al registro storico possono usufruire di tariffe agevolate. Ad esempio, 145 euro per i motoveicoli con più di 25 anni, 195 euro per i motoveicoli con meno di 25 anni. Per beneficiare dello sconto, basta andare sul sito bartolini-mauri.com e cliccare sul pulsante Go Now. Ascoltiamo ora l'intervista a Massimo Roccoli, pilota leader del CIV nella classe Supersport. Inizio subito chiedendoti se punti a vincere il titolo già sabato. Ci provo quantomeno, cioè, dipende se i miei avversari me lo concedono. Poi ho visto le previsioni, pioggia, quindi io ci metterò l'impegno per cercare di passare un sabato sera e una domenica tranquilla, quindi cercando di chiudere il sabato. Però di solito quando si fanno questa affermazione succede sempre il contrario, quindi vedo una bagarra abbastanza intensa, nel senso che vedo i miei avversari abbastanza agguerriti, so che sono andati a girare, quindi ci sarà da divertirsi, dai, ci sarà da divertirsi. Diciamo che le premesse sono buone, perché al precedente round al Mugello hai fatto una doppietta. E hai ancora qualcosa da migliorare nel setup della moto? Allora, sul setup della moto sì, c'è qualcosina da sistemare, perché l'altra volta avevamo fatto gara 1 sull'asciutto e gara 2 che aveva iniziato ad asciugare, quindi eravamo andati via un po' di conserva. C'erano alcune cose che mi sarebbero piaciute ritrovare in ottica prove libere tra venerdì, e quindi avremo qualcosina per cercare di migliorare il consumo delle gomme per arrivare a fine gara un pochino più tranquilli, per avere qualche margine in più, se la possibilità. E secondo te chi ti potrebbe mettere più in difficoltà tra i tuoi avversari? Ma vedendo come sono comportati anche nelle ultime gare, sicuramente direi Mercandelli, quello un pochino più tosto come passo gara. Poi ci metto dentro Cruciani e Bussolotti, perché comunque sono gli altri due piloti con più esperienza, perché comunque sono i due che riescono meno male a rompermi un pochino il ritmo gara con spaccate e sorpassi su sorpassi, quindi. Però dalla tua hai 29 punti di vantaggio, puoi stare relativamente tranquillo. Sì, però sai, fino a che non hai la matematica dell'Imola, alla fine sembrava che dovevo dominare, no? Ho vinto il turno primo e poi dopo gara 1 ho avuto un problema, gara 2 finito secondo, va bene, c'è dietro a carica azul, però le gare sono sempre un po' incerte, basta pensare a quello che è successo anche a Pirro Superbike, quindi no, sono tanti 29 punti sicuramente, però non dipende niente. Cerchiamo di fare un weekend tranquillo senza fare
senza cercare, non so come l'altra volta, ho cercato magari la fuga piuttosto che il tempo in qualifica, di stare un pochino più tranquillo e ragionarla, insomma. Se fino a Imola ho attaccato, adesso cercherò di provare ad amministrare, ammesso e concesso che lo si può fare. Martedì la FMI ha partecipato attivamente ad un'audizione in Senato per il nuovo codice della strada. Ha avuto luogo in settimana un'audizione della Federazione Motociclistica Italiana in Commissione Lavori Pubblici del Senato. Argomento: il disegno di legge di modifica del nuovo codice della strada. Molti i temi trattati, fra cui una maggiore attenzione alla manutenzione delle strade, l'incentivazione dell'uso della pista, la diffusione dei corsi di guida sicura avanzata e altro ancora. A questo proposito il presidente della FMI, Paolo Sesti, ha dichiarato: «Mi auguro che si giunga presto all'approvazione di questo disegno di legge, che contiene già molti argomenti che vedono la FMI favorevole. Primo tra tutti, il riconoscimento dei motociclisti come utenti vulnerabili della strada, concetto che, ci auguriamo, possa portare all'elaborazione di iniziative per aumentare la loro sicurezza». Termina qui un'altra puntata di FM Informa. Vi ricordo di visitare le pagine Facebook e Twitter della Federazione Motociclistica Italiana e di scrivere a info@federmoto.it per domande e suggerimenti.